L'azienda Rocco di Caltanissetta è nata da un progetto di cambiamento di vita nel 2009 e per i primi 3 anni l'azienda è stata solo viti, nel senso che abbiamo lavorato sui vigneti, su questi vigneti vecchi, che sono stati una delle ragioni fondamentali della nostra scelta di andare lì, quindi di scegliere questa zona dell'Alto Monferrato Vadese. E dopo aver reimpostato la conduzione di queste vigne, quindi aver abolito i prodotti chimici, aver cambiato il sistema di potatura, essere passati a concimazioni naturali con sovescio e così via, abbiamo costruito la cantina di vinificazione, che è stata pronta nel settembre del 2012, e lì siamo poi partiti con le nostre prime vinificazioni naturali. I vini sono esclusivamente vini da vitigni tradizionali, quindi dolcetti principalmente, perché sono la zona di Ovada, pur con qualche inciampo storico, è una delle zone più vocate al dolcetto, barbere e cortese. Quindi non abbiamo vitigni internazionali, cosa che sottolineiamo sempre come motivo di orgoglio. Recentemente abbiamo anche piantato un po' di alba rossa e di nebbiolo perché vogliamo sperimentare. I vini sono dei vini naturali, molto diversificati. Ci piace ripartire molto la produzione, nel senso che su 21.000 bottiglie prodotte all'anno abbiamo ben 8 etichette già presenti o in pectore, perché coltiviamo molto questa ricerca della sperimentazione in cantina, quindi dei tentativi sperimentali, dei materiali di affinamento. Abbiamo di tutto: cemento, legno, anfora, e ci piace anche vinificare separatamente filari, vigne, quindi proporre un prodotto che faccia capire come anche a breve distanza di un vigneto dall'altro, medesimo vitigno, si possono ottenere prodotti differenti, e quello è il concetto, diciamo, vero di terroir. 15 anni Lidia di Milano, con l'aggravante che Lidia è proprio cittadina, perché lei prima stava a Roma. Io invece vengo dal Lago di Garda, quindi non sono un cittadino puro sangue, però quello che dicono tanti, noi l'abbiamo fatto, insomma, tanti sono stufi di stare a Milano dopo un tot di anni. Noi abbiamo cercato di accoppiare la realtà al pensiero, e quindi, avendo questa grande passione per il vino, poi abbiamo scelto di intraprendere questa strada. Però il passaggio da una città a una zona come l'Alto Monferrato Vadese c'ha i suoi pro, c'ha i suoi contro. Complessivamente vincono i pro, ma è sempre un'esperienza in cui, secondo me, è bello ripartire da capo, insomma. Farlo in un momento in cui hai comunque sufficiente tempo davanti per sviluppare un progetto è molto bello, perché cancelli, riparti da zero, però cambi tutti i parametri, i rapporti, non so, secondo me è un'esperienza bellissima. Poi io tenderei a consigliarla, ma ognuno ha la sua storia personale.